dobbiamo prima valutare, vediamo questa parte di questo gruppo che spero sia sempre più numerosa e quindi poi darci delle idee. Intanto iniziamo con il discorso della mancanza dell'assessore, che è una cosa vergognosa, e questa delega al sindaco che fa sì che praticamente la cultura sia gestita, diciamo, alla padrona. Un'altra cosa che mi sta molto a cuore è quella degli spazi per gli artisti, per l'arte, per la cultura, che sono sempre molto più scarsi, sono sempre gestiti in maniera per niente trasparente, e quindi qua noi, partendo dall'Antonello, dobbiamo chiedere intanto una regolamentazione di questi spazi e poi chiedere se c'è una programmazione culturale, perché questi spazi vanno ad determinati eventi culturali. Io so che credo che ci sia un esperto accanto al sindaco, però io non credo che abbiano fatto eventi culturali di grande livello qui al Palazzo della Cultura. Io ho visto soltanto abiti da sposa, macchine messe là di fronte, e poi ho visto persino dei tavoli antichi, per carità, amo l'antiquariato, messi in bella vista per la vendita. Purtroppo che coincidevano per esempio con attività voluta direttamente dall'assessorato, dal comune, in cui c'era il concerto lì dentro e fuori c'erano i bambini che giocavano con i trenini. È un uso deleterio proprio di un luogo che ovviamente deve essere adibito soltanto ad eventi culturali di un certo livello, io dico, perché non è che si possono fare. E poi un'altra cosa che dobbiamo chiedere è il comitato scientifico, nel senso che se viene richiesto lo spazio per fare una mostra di pittura, ci deve essere un comitato scientifico che sappia valutare che tipo di arte viene portata. Questo è un esempio. Ecco, bravo. E questo è quindi assessore, spazi, gestione trasparente degli spazi, regolamento, e questa è una cosa che ho detto. Quindi diciamo che carne sul fuoco ce n'è abbastanza, possiamo partire da questi quattro, diciamo, argomenti per diventare sempre più numerosi e portarli avanti. Comunque noi siamo contenti. Ma perché, visto la tua protagonista, non assumi in qualche modo un ruolo, non, oltre a farci parlare, cosa grazie per averlo fatto, cioè fatto parlare liberamente a tutti, visto che tutti noi ti riconosciamo in qualche modo, serenamente, proprio anche per il tuo essere super partes, al di là di tutto, di destra, di sinistra, cioè io sono di sinistra, ma lui di destra, però siamo qua e mi sta bene così, e mi sta bene Rino Alessandro di Albertanza, mi stava bene, eccetera. Perché non assumi un ruolo? In qualche modo ci dai in qualche modo un'indicazione secondo quello il tuo, qual è il tuo punto di vista? Voglio dire, secondo me questo ruolo deve essere occupato di uno sempre, dopodiché ci dovremmo anche diventare in maggior numero, anche commissioni, in gruppi di lavoro, no, perché non dobbiamo essere anche propositivi, non soltanto contro. Siamo anche per, e la compagna diceva, per esempio, ci vuole un comitato scientifico di questo posto. Mi pare la proposta più seria che è uscita questa sera, perché è vergognoso che un luogo di questo genere non abbia un comitato scientifico, d'accordo? Dove chiunque va a fare quello che vuole, abbia la sposa, di 50 anni di matrimonio. È ridicolo, ci saranno anche quelli, per carità, voglio dire. Ma voglio dire, questa è una città dove le associazioni non hanno luoghi di incontro. Allora, la compagna ha detto, allora, Renato, prova a strutturare non soltanto la protesta, ma anche la proposta. Ma assolutamente, facciamola assieme. Alla protesta è forte se c'è la proposta, se no la protesta ha poco senso. Io dico una cosa, in questi giorni è salita un po' di tensione, ci siamo ritrovati qua spontaneamente nel giro di poco tempo, e sicuramente tanti altri
magari o non l'hanno saputo oppure non sono potuti venire perché sono azioni particolari. Io direi di aspettare subito dopo il 6 gennaio, 7 dopo le vacanze, nel frattempo digeriamo tutto quello che ci siamo detti e chiaramente gli obiettivi sono chiari, vogliamo spazi culturali, vogliamo che qua cambi completamente la gestione, che diventa tutto sfruttato per fuori gli uffici e dentro la cultura, che l'archivio storico venga qua, perciò si può andare, questa cosa imminente si può fare, di andare da De Francesco e capire come lo volete trasportare, con i mezzi li buttate là, allora con gente esperta come te e altre persone che puoi anche richiamare, si va da De Francesco che è il dirigente e capire che cosa stanno facendo, questo come cosa imminente. Ci diamo una scadenza in modo che dopo il 7, anzi penso che l'8 o il 9 è domenica più o meno, forse l'8, ecco, nella settimana dopo l'8 si decide un luogo e in anticipo di molti giorni, così facciamo arrivare anche tanti altri che possono dare un contributo, perché mancano molte persone che chiaramente volevano esserci. Allora, allora lo spunto di Cittoseia, facciamo di questo del Palazzo della Cultura un'avvertenza. Mi è piaciuta moltissimo quella. Poi, certamente, aspettiamo tanta gente. Ma addirittura l'avvertenza già nasce con la raccolta firme sul Palazzo della Cultura che vogliamo. No, dopodiché io aggiungo, vediamoci tramite te e attorno a te tutti quelli che vogliamo, e dopo l'8 e il 9, come dici tu, cerchiamo di organizzarci in modo però fisico, ma fisico e culturale, fisico e culturale, mettendo i nostri corpi e le nostre teste nei luoghi dello scontro. Io direi, e questo è un luogo dello scontro. Io direi, dato che dobbiamo aprire alle altre, a tutte le altre persone che probabilmente non sono potute venire, è chiaro che questo è solo un primo passo, e di fare un'assemblea veramente più numerosa per sapere il contributo degli altri. A me interessa sentire, ascoltare tutte le associazioni, ci sono altre persone, altre belle persone che possono dare il contributo, allora, perciò, comunisti italiani, di Selle, di Vizio, di Cale, di Sempione, si apre la città in un'assemblea, decidiamo dove si dovrà fare, da lì poi si stabilisce punto per punto, strategia e cose molto più precise, con molta più forza perché saremo molti di più. E poi se dobbiamo, pensando che questo è l'inizio ovviamente, di un ragionamento complessivo, ovviamente, però di aprire alla città di tutte le altre persone che non sono potute venire mi sembra il minimo indispensabile. Ma assolutamente. Ecco, e quindi dobbiamo anche poi portare avanti il discorso che bisogna vigilare sulla politica economica di questo consiglio, di questo. Sarebbe una specie di Soviet, vorrei dire. Ripeto, allora ci diamo un appuntamento, vediamo di dove poterlo fare, se qui, se qua, ci pensate, se lo vogliamo fare qua, come andiamo, chiediamo lo spazio più grande. Questa è casa, ci hanno rotto le palle per 30 anni, questo qua è chiaro, però col contributo di più gente possibile si sa a distanza di 10 giorni, e allora poi da lì si apre tutta la trattativa che vogliamo, i punti uno per c'è qualche altro che voleva parlare? Io voglio dire solo questo. Come scusate, chi voleva parlare ancora? Io starei attento, intanto ringraziamo la politica, averci dato questa occasione